Ai 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 ai, buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi c'è l'analisi, non si canta, stavo partendo pure con la canzoncina, ma tanto, tanto è che oggi c'è un'analisi che sarà abbastanza rapida per quanto mi riguarda, perché c'è poco da dire. Ho sentito tanti lamentarsi, polemiche. In realtà il Milan ha fatto una buona partita, ragazzi. Il Milan ha fatto una buona partita. Oh. Giocare in 9 contro 11, abbiamo giocato con la giusta intensità, con la giusta mentalità, che era quello che mi interessava. Che era quello che mi interessava. Vi avevo detto pre-partita, no? Vi avevo detto: mi interessa affrontare la partita di Empoli nel modo giusto, perché voglio che questa intensità e questa mentalità poi rimanga per mercoledì. Non che caliamo di intensità. E quella c'è stata, ragazzi. E il Milan ha giocato nella maniera giusta, con l'intensità giusta, con la voglia giusta. Non abbiamo mai rischiato, non abbiamo mai concesso niente. Non so neanche se hanno avuto un calcio d'angolo, forse uno, ma non abbiamo mai rischiato nulla. E siamo stati sempre lì dentro l'area. Poi ovvio che se giochi in 9 è difficile poi far gol. Ragazzi, oggettivamente gli unici due problemi di ieri si chiamano Rebic e Origi. Anzi, diciamo tre, mettiamoci dentro anche De Ketelaere, perché ufficialmente per usare termini tranquilli, no? Per non esagerare, ufficialmente hanno rotto i coglioni. Questo è inutile che ci giriamo intorno, scusate il francesismo, però è inutile che stiamo qua titic titoc. Hanno rotto i coglioni, cioè Origi, basta, finito. Cioè, oggi è stata proprio la fine di Origi, perché io gli ho dato fiducia, ho provato a sostenerlo, però basta, cioè, basta. De Ketelaere anche è entrato, ha provato un dribbling sulla destra, si è andato fuori dal campo da solo. Cioè, ragazzi, 35 milioni, cioè questa qua è una partita che tu avevi, ti servono quei giocatori che sbloccano le partite, perché te se non c'è Leao, ragazzi, nessuno sblocca la partita, se non c'è Leao chi te la sblocca? E poi dici che io ti faccio sempre i stessi nomi, Dybala, Di Maria, Ziyech, quelli sono quei giocatori che ti servono per sbloccare la partita. Ti servono perché ti segnano e la partita cambia, poi puoi fare il turno. Poi il turnover, come ho sempre detto, fai giocare i titolari, quando segni fai turnover, non che lo fai prima che poi non riesci a segnare, corri lo stesso, corri di più. Però ribadisco, non mi arrabbio più di tanto, perché mi piace l'idea, che io condivido appieno, che del campionato non ce ne frega un cazzo. A noi, scusa, oggi sono così, noi ci interessa la Champions, quindi mi aspetto mercoledì, che sarò a San Siro, una super partita, perché alla fine questo ti ha detto Pioli, ragazzi. Non è che diciamo no, giochiamo 4 partite, che giochiamo ogni 5 giorni, raga, possono giocare sempre gli stessi, che devo dosare, che cosa devi dosare? Giochiamo ogni 5 giorni, che ti devi dosare? Ogni 5 giorni giochiamo. Cioè, oggi abbiamo giocato. Pensavo ieri, ma Tonali ha corso tanto. Però si riposa sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì sera giochiamo. In casa, tra l'altro. Manco deve prendere l'aereo. Cioè, ma vai sereno. 5 giorni si riposa. Quanti giorni si deve riposare un giocatore? Oh? Quindi, cioè, giochiamo ogni 5. Potevano giocare anche sempre gli stessi. Da adesso fino alla fine possono giocare anche sempre gli stessi. Però, siccome a noi non ce ne frega niente del campionato, ci interessa la partita di mercoledì, allora, se no, se io fossi uno di quelli, e non lo sono, a cui interessa il quarto posto, perché a loro interessa, ma a me no, se io fossi uno di quelli a cui interessa il quarto posto, mi arrabbierei, ti direi, scusa, metti quelli forti. Poi giustamente, come dice giustamente anche Pellegatti, poi se si faceva male, se si faceva male qualcuno, impazziva. Cioè, che poi che non è che dici, sai, non l'ho fatto giocare, non si è fatto male, allora sto tranquillo, che noi si fanno male pure mentre dormono.
Quindi non è che si fanno male se giocano. I nostri si fanno male pure mentre salgono in ascensore, neanche le scale. Quindi, però, fondamentalmente ieri la partita c'è stata. Troppi cambi non vanno bene, troppi cambi. Cioè, va bene che hai messo Malik, va bene che hai messo Pobega, tra l'altro Pobega l'hai messo. Allora, Benasser non ha mai tirato in porta. Benasser non ha fatto un tiro in porta da trequartista. Pobega da centrocampista nei due ha fatto 4 tiri in porta. Questo ti fa capire la diversa. Poi non ha segnato, va bene. Però se tiri 4 volte in porta, però poi se te l'ho detto, in 3 partite segna Pobega. Se tu lo fai giocare 3 partite, lui segna. Benasser no. Perché non hai messo Pobega più alto? Ti piace Benasser lì? Non lo so, però anche lì, se tu hai l'idea di mettere Benasser in quel ruolo contro il Napoli, così come hai fatto settimana scorsa, è giusto che l'hai rimesso, così si abitua a fare quel ruolo là, si specializza, l'ho detto una volta scorsa, partita scorsa. Quindi non sono arrabbiato per la partita di ieri, perché io ho in testa solo la partita di mercoledì, ma solo per quello non mi arrabbio. Di conseguenza abbiamo pareggiato, l'Inter ha pareggiato 90esimo, per noi grasso che cola, perché rimaniamo comunque sopra. Peccato, peccato, altre squadre, altri allenatori avrebbero detto partita rubata, rigore netto sotto Hernandez, che è vero, perché su te ragazzi, netto, quello gli pia, tutto gli pia, no, ha preso la palla, no, quello ha preso tutto, palla, piede, caviglia, riga dell'aria, tutto ha preso, cioè quello al VAR posso capire che l'arbitro non ha capito bene, ma il VAR, ragazzi, lì devi chiamare, cioè lì non è una decisione dell'arbitro, lì ha portato via tutto, cioè quello è il rigore sacrosanto, sacrosanto. Poi gol di mano, giusto annullarlo, gol di mano, se uno segna con la mano è giusto che l'annulli, quello non si discute. E poi l'altro rigore che ha fischiato, sinceramente non si capisce nulla, non si capisce nulla. Io l'ho visto 2 o 3 volte, non capisco, mi sembra di no, però non capisco se la tocca o meno con la mano, mi sembra di no. Altre volte, quando non si capiva, tipo Udinese, hanno concesso così, però giusto annullare anche quello, secondo me giusto togliere anche quel rigore, che quello per me non è rigore, quello su Teo però lo devi dare, giusto. Poi lo devi segnare il rigore, eh? Chi lo tirava? Teo? Perché Origi non credo. Chi lo tirava il rigore? Penso Teo, lo devi poi segnare, non è che il rigore è gol. In ogni caso abbiamo pareggiato 0-0, adesso vediamo cosa combinano la Roma e la Lazio, l'Atalanta, occhio alla Juve. Occhio alla Juve, ragazzi. La Juve, se vince, mi pare che sia a 4 punti dall'Inter e a 5 da noi. Occhio alla Juve, perché qua sono tutti a pensare, sperare che gli danno altri punti di penalizzazione. Ma la Juve, se vince, a 4 punti dalla Champions, a 10 partite dalla fine, ci arriva in Champions, eh? Cioè, ragazzi, a 10 partite dalla fine, a 4-5 punti dalla Champions, se vince stasera, occhio alla Juve. Cioè, meglio se vince la Lazio stasera, che si stacca. Vedete, un pareggio te li tieni tutti e due lì. Vabbè, vedremo. Abbiamo pareggiato oggi, abbiamo vinto a Napoli, ci toccherà vincere a Bologna settimana prossima. A me interessa solo mercoledì. Andiamo con le valutazioni, facciamo una cosa abbastanza rapida. Maignan, Maignan, ragazzi, devo dare senza voto. Che voto gli vuoi dare a Maignan? Che voto gli vuoi dare? Avrà toccato 4 palloni anche coi piedi. Gli devo dare senza voto a Maignan. Non ha fatto una parata, non saprei come giudicarlo, sinceramente. Mi hanno giocato sempre la metà campo loro, non gli do il voto. Calabria 6,5, mi sta piacendo, sta salendo, si sta facendo vedere, ha fatto anche un bel tunnellino dove se n'era andato via. A me sta piacendo Calabria, ragazzi, lo sto vedendo che sta tornando il Calabria dei bei tempi. Si è preso anche qualche minuto di riposo, perché poi è entrato Florenzi, è entrato bene anche Florenzi. Darei un 6 più anche a Florenzi. Poi poteva far meglio nelle conclusioni. Ha preso il palo, l'altra l'ha un po' svirgolata. Però comunque, cioè noi siamo andati nella loro area con i terzini, con tutti e due i terzini. Cioè, ragazzi, abbiamo proprio schiacciati lì dentro. Quindi ci è mancato il gol dell'attaccante. Tratto Giroud, anche lì ho capito che li hai fatti riposare. Però, santo Dio, se vedi che non riesci a sbloccare la partita e vedi che Divock è impresentabile,
cioè nessuno ti vieta di toglierlo al 45esimo o massimo al 60esimo. Cioè perché aspetti il 70esimo? Cioè lui, Pioli, su sta roba deve migliorare. Lui si è messo in testa pre-partita che gli avrebbe fatto fare 20 minuti a Leao e Giroud. Oh, cascasse il mondo, 21 non glieli fa fare. Cioè, se quello è impresentabile, Origi, no? L'hai visto già da tutto il primo tempo. Al 45esimo, toglilo. Toglilo. Se gioca 20 minuti a 45, Giroud, cosa succede? Toglilo. È inutile che ogni volta. Perché poi i 20 minuti finali, lo sapete come sono, no? Quello si butta per terra, quello perde tempo, quello fa fallo, casino, devi buttare la palla in mezzo, ma mettilo al 45esimo, ma proprio al 60esimo. Non è che devi aspettare per forza che devo. Anche Leao, ma mettilo prima. Che tanto Rebic non sta combinando più niente. Mettilo prima. Cioè, hai fatto il turno, mettilo prima. No. Prima o poi capirà anche questo Pioli. Queste robe le deve migliorare. Queste robe deve migliorare. I due difensori centrali, Malik e Tomori. Gli do 6,5 entrambi. Gli do 6,5 entrambi, ma che voto gli vuoi dare? Ragazzi, noi abbiamo giocato dalla metà campo in su con i centrocampisti e attaccanti, ma i difensori, più che impostare, fare il loro, cioè, è anche poco 6,5. Glielo do perché cosa gli devo dare? Gli do 6,5 entrambi. Hernandez, 6,5 anche a lui, è salito, si è preso il rigore che era netto. Non gli do 7 perché ha sbagliato delle cose che non sono da Theo Hernandez. Ha avuto due o tre palle, una che ha tirato invece di metterla dietro, una che l'ha tirata alle stelle. Delle scelte un po' sbagliate di Teo, che non me l'aspetto da Teo, perché Teo sapete che io lo dico sempre, quello che fa le scelte migliori, no? Quando siamo lì davanti. Ieri male, cioè ieri ha sbagliato due o tre scelte non da Teo, non da Teo. Poi Tonali 7, ha rincorso tutti, ha corso tantissimo ieri Tonali, rincorreva tutti, recuperava, non ha dato modo all'Empoli di ripartire mai perché c'era sempre Sandrino Vecchio Cuore, era dappertutto, quindi do un bel 7 a Sandrino Vecchio Cuore, 6,5 a Povega, l'avrei voluto vedere più avanti, l'avrei voluto vedere più avanti, però ha fatto il suo, ha contenuto quando c'era da contenere. Ha lottato quando c'era da lottare, ha fatto fallo quando c'era da far fallo, infatti si è fatto anche ammonire e ci ha provato, ogni volta che arrivava la palla lì, boom, la sparava, ci ha provato, è giusto, se ti arriva la palla al limite cosa fai? Tiri, tiri, poi è stato sfortunato, una deviazione, però almeno ci ha provato. Bennacer 6, non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero, non mi è piaciuto tantissimo. Sta anche facendo il Ramadan e quant'altro. Quando è entrato Diaz, 6,5 si è vista la differenza. Cioè, quando è entrato Diaz, abbiamo avuto occasioni. Ha saltato l'uomo, è entrato dentro l'area. Anche lì, cioè, vedi che a noi ci manca il killer instinct. A noi ci manca il killer instinct. Entri dentro l'area 1-2, rimpallo, ti trovi davanti al portiere. Ma perché apri il piatto? Perché apri? Ma tira di punta. Tira di punta, sei un giocatore del calcetto? Tira di punta. Sei lì, a un passo dal portiere, apri il piatto, la piazzi. È normale che il portiere fa in tempo a guardarti. Ah, aperto il piatto? Aspetta che mi tuffo da questo lato, eh? E tac che la prendi, cioè, è ovvio. Ma tira di punta, no? Ti è rimasta lì una puntata, la palla entra a 200 all'ora, il portiere non fa in tempo neanche a vederla, è dentro. No, apre il piatto, apre. Dentro l'area piccola, apre il piatto, apre. Santo Dio. Che poi c'hai la forza che hai tirato come una mozzarella. Apri il piatto, apri. Ma tira di punta dentro l'area. Ronaldinho tirava di punta da fuori dall'area. Tu sei dentro l'area, non sai tirare di punta. Ma porca miseria. Che paura? Che cos'hai paura? Che si gira l'unghia? Che cos'hai paura? Cioè, io veramente. Dentro l'area, sei lì, boom, una puntata. Eravamo tutti a casa a festeggiare. No, di piatto, apri il piatto, apri. Ti do 6,5 perché sei entrato bene, però. Perché l'hai persa? Sì. Prima non la donna allora. Non lo so. Che te devo dire? Che te devo dire? Io stavo facendo il video, anzi, volevi andare tu. Detto questo, Pioli
perché stanno andando di qua? Vabbè, mi sono andato di qua. Quindi Diaz è così. Rebic 5. Sì, ci ha provato, però male, 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 male. Mi sta piacendo Rebic, non mi sta piacendo per niente. 5. 5. Secco. Anche lì davanti al portiere, ve lo dico sempre. Anche nella mia challenge. Andatevi a vedere le challenge, sennò non ve le faccio più, Andatevi a vedere le challenge. Davanti al portiere si fa il cucchiaio. Davanti al portiere si fa il cucchiaio. Cioè, non è una roba elementare, Watson. Sì, il davanti ha tirato a occhi chiusi. Cioè, almeno a me neanche l'ha piazzata. Ho provato a saltare. No, è arrivata la palla, occhi chiusi, ha tirato una bomba addosso al portiere. Ma santo Dio. Lì Higuain la toccava, faceva il cucchiaio. Facile. Ma lì un attaccante avrebbe fatto così. Pure Ciofani, cioè, per dire. Vabbè. 5 per Rebic perché ha fatto male. Origi 2. Origi 2, ragazzi, è impresentabile. Cioè, veramente, io non lo sopporto più. Giochiamo un in meno. Già con Rebic giochiamo un in meno. Ma Origi è veramente una roba. Ma ragazzi, ma se giocava Colombo era meglio. Ma tutta la vita. Cioè, questo Origi qua. Ma questo giocava a Liverpool. Che i tifosi non volevano che andava via. Cioè, ragazzi, ma è improponibile. Attualmente è improponibile. Cioè, io sono allibito. Sono veramente allibito. Cioè, piuttosto mettevo Adli falso 9 che mettere questo Origi. Cioè, inutile. Ma no, la cosa grave è che gli ha fatto fare pure 70 minuti. 70 minuti del nulla cosmico gli ha fatto fare. Cioè, 70 minuti. Non è che dici, sai, l'ha tolto dopo 20 minuti. No, 70 minuti. A destra Salemaker 6,5. Il problema di Salemaker è sempre lo stesso, ragazzi. Non ha il killeristi. Proprio non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Fa tutto bene. Dribbla, salta, gira, copre, corre. Non c'ha la. Non è predisposto al gol. Non gliel'hanno messo. Il programma segnare qualche rete non gliel'hanno messo dentro, non ce l'ha. Ogni tanto capita proprio per caso, tipo 2-3 volte all'anno, ma non ce l'ha, gli manca proprio quel programma. Fategli l'aggiornamento nel cervello perché non ce l'ha. Penso di averli detti tutti. Florenzi è tratto bene, 6,5, l'ho detto, anche se ha sbagliato qualcosina di qua di là. E basta. Allora, Calabria, la difesa l'ho detta. Tonali, Pobega, Benasser, è entrato Giroud, 6, aveva segnato, ci ha messo il gomito, potevano metterci il gomito? Secondo me se non ci mette il gomito non la prende, la palla non entra, lì non è che poi voleva metterci il gomito, l'ha messo per mettersi sopra l'avversario, no? È giusto annullarlo, non gli do tante colpe, sinceramente. Pioli 6, perché non ha fatto gravi errori, però sta partita la devi portare a casa e basta. Il resto dei voti della dirigenza ve li metto su Instagram. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao belli.